Amici di Colpo di Tacco Web, benvenuti con la consueta rubrica settimanale Under Over. A giocare con noi questa settimana è il capitano del Gallipoli, Antonio De Razza. Ciao Antonio. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, scommessa per questa settimana, Silvio Salerno settimana scorsa ci è andato abbastanza vicino, vediamo cosa saprà fare il nostro Antonio. Allora, vediamo se riusciamo a chiudere una schedina. Allora, iniziamo dagli anticipi di sabato. Vedo subito Genoa-Parma, il Genoa deve riscattare la brutta partita di domenica scorsa, una sconfitta interna inaspettata, quindi certo affronta un Parma che è una buonissima squadra, però secondo me il fattore interno qui fa la differenza, quindi secondo me il Genoa è da uno. Fiducia al Genoa dunque per riscattare la sconfitta con il Chievo. Poi passiamo al big match della giornata. Eh sì, la partita dell'anno in Italia. Il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Qui prevedo una partita un po' tirata, secondo me con pochi gol. Quindi secondo me la giocata giusta qui è l'under. Milan-Juventus under quotato a? Quotato a 1,72. Comunque una buona quota. Andiamo avanti con le partite di domenica. Allora, andiamo a Cagliari-Lecce. Qui il Lecce domenica è una partita dura, perché comunque il Cagliari è una buona squadra, in casa soprattutto fa tanti punti, però il Lecce è in questo momento in salute, quindi un gol lo può fare. Quindi voglio giocare gol Cagliari-Lecce. Quindi gol di Cagliari-Lecce. Votato a 1,90, una buona quota. Poi abbiamo Catania-Novara. Poi c'è Catania-Novara. Il Catania sta vivendo un grandissimo momento, secondo me. Questo è uno secco, a 1,60. Chievo-Cesena non mi ispira. Vado a Siena-Palermo. Siena viene da una sconfitta interna. Due sconfitte tra domenica e mercoledì. Sì, recupero ha perso in casa, quindi secondo me, visto che il Palermo fuori non fa tanti punti, secondo me ho fiducia al Siena, 1x a 1,31. Poi abbiamo Bologna-Udinese, secondo me è una partita da pochi gol, quindi metto under 3,5. Quotato, eh? Quotato a 1,18. Poi c'è Lazio-Fiorentina. Qui metto una doppia chance interna, 1x. Lazio ha bisogno di punti. Nonostante ci sia il caso Reia, però secondo me la Lazio in casa contro una Fiorentina che quest'anno non sta andando benissimo, quindi non dovrebbe perdere. Posticipo Napoli-Inter. Secondo me l'Inter visto in quest'ultimo periodo non mi dà tanta fiducia, quindi e vedendo il Napoli soprattutto in Champions con il Chelsea, secondo me questa partita, soprattutto al San Paolo, è da 1 a 1,90. Quindi abbiamo tenuto fuori Chievo-Cesena che non sì, ti ispira e Atalanta-Roma. Atalanta-Roma, sì. Queste due non mi ispirano tantissimo. Andiamo a fare il conteggio. Andiamo a fare il conto. 10.
Allora, con 5 euro si vincono 2,50. Senza bonus questo? Sì, questo senza bonus. Adesso poi andiamo a vedere col bonus. La domanda di rito è una scommessa vincente? Sì, una scommessa vincente.